rincoglionito, completamente rincoglionito. Non dico, non si ricorda un cazzo. L'aveva già prevista la Marfa nel 70, la verità. La Marfa, voi volete sempre che altro, il cellaccio è il malaugurio. No, carino, è che c'è l'idea più chiara dei socialisti, non parliamo poi dei comunisti. Ma che cacchio c'entra di comunisti? Che c'è da dire sui comunisti? Ah, sui comunisti come organizzatori economici. Dico, guardo, dopo 50 anni stanno tutti con le scarpe gialle a Mosca e con quelle nere a Stalingrado. E poi venite a criticare qua, venite. Perché non si sono mica bottega e sfruttatori industriali? Perché non si sono disordinati? Sono artisti, hai capito? Ah, artisti, già, certo. Lui Stalin lo vede come genio e sgolatezza. Ah, i campi di concentramento, guarda, li organizzava benissimo in Siberia. Una contabilità perfetta. Sì, signora, sempre poco rispetto alla tua Hiroshima dei tuoi cari americani. Addio, incomincia con Hiroshima adesso. Ed ecco, Stalin, abbi pazienza, Raffaele. Ma comunque, arriviamo ai giorni nostri. O meglio, ai cacchi nostri. Ma te la vuoi mettere in testa che i comunisti sono sempre stati all'opposizione e che la Malfa è sempre stata reggere il sacco ai preti? I preti? Ma brutto ruffiano, ma te non nominare sai preti, che voi gli leccate il culo ai preti! Sognate solo di andarci al governo a braccetto con i preti, ma guarda, ma levatelo dalla testa, sai carino, perché Fanfani col cavolo che te lo fa fare col professor Storico! La verità è che tu sei talmente anticomunista che c'hai paura che quelli si mettono d'accordo con noi! Perché allora per voi è finita! Sì! Ah, questo è il sogno vostro, certo. Un bel confessionale con dentro Stalin che confessa. E per penitenza vi dà 30 Ave Maria e 30 anni di Siberia vi dà. Ma lascia perdere la Siberia, grazie a Dio sta pure lontana. Con la paura del comunismo ci avete inflitto 30 anni di ricci. Perché hai capito che sono 30 anni? E te ne vi rassegnare perché deve essere finita per voi. 30 anni che c'è stato a spappolare le palle. Sì!